Mister Pisano, allora una partita spigolosa, partita molto delicata qui al Comunale di Chiaravalle. Certo, ci sono due rigori, uno dalla parte e uno dall'altra. La partita ha sempre una piega diversa da quelle normali. No, diciamo il primo rigore soprattutto il loro, perché ha fatto proprio la partita, perché a parte fatto il portiere, ha preso nettamente la palla, poi non si può dare non solo dai rigori, dai pure l'espulsione, ci ha rovinato una partita, perché i ragazzi stavano giocando perfetti, erano proprio perfetti nei minimi dettagli, giocavano palla a palla, solo a posizione sugli esterni, erano perfetti. Siamo rimasti in 10 con un gol di svantaggio, è dura da rimontare, eppure abbiamo sempre giocato noi. Anche dopo l'espulsione, quei 10 minuti di sbandamento il primo tempo, però il secondo tempo abbiamo ripreso noi a giocare, in 10, campo pesante, hanno dato tutto loro, abbiamo dato tutto, giocando sempre palla a terra e cercando le occasioni limpide. Logicamente poi più palla a tempo, più la stanchezza arriva, ci sono spazi, si cerca di pareggiare e poi finisce. È sempre un handicap, sì certo, giocare in 10 con questa motivazione, con la gente sugli spalti che screpita, quindi... Purtroppo il risultato è quello che è, dobbiamo pensare al futuro. Sì, giocare in 10 per 70 minuti, però io penso che questo, io ho detto pure ai ragazzi, deve essere il punto di partenza, perché giocando così ne esci sicuramente da dove siamo in classifica, che ti può andare male una volta, un episodio ti può condannare, come è stato oggi, un episodio sbagliatissimo, però alla lunga quando giochi a calcio ne esci sempre. Allora mister, una partita delicata, anzi delicatissima. Da come si è svolto sia il primo che il secondo tempo, certo quando una squadra deve lei convenire e gioca in 10 con l'espulsione, con un rigore in quel modo, la reazione è stata quella che è stata possibile? No, sicuramente abbiamo incontrato una grossa squadra, perché il Chiaravalle ha avuto modo di rinforzarsi in questo mercato invernale, ha dei giocatori importanti, una squadra tonica. Faccio i complimenti a Marco, che si vede già che la sua mano, che cerca di giocare con palla a terra, cose, quindi in queste categorie non è facile. Però è chiaro che questo Borgia non è l'ultimo arrivato. Io vorrei dire una cosa, questo Borgia non è mai stato messo sotto da nessuno a livello calcistico. Abbiamo avuto qualche problema di attenzione, che è quella che ci ha portato ad avere qualche punto in meno. Però questo è un Borgia che sicuramente darà filo da torcere a tutti e spero che questa sia quella vittoria che ci possa dare il salto di qualità. Adesso c'è un attimo di respiro, diciamo, qualche riposo meritato, anche la squadra in se stessa ha bisogno di questo sfogo, per dire. Quindi il futuro, ci sono delle novità sulla sua squadra? Guarda, io spero soprattutto di ritrovare nell'anno nuovo i giocatori del Borgia, quelli che mi mancano, perché oggi non avevo Scarfone, non avevo Verre, qualcun altro ha giocato con infiltrazioni e noi numericamente siamo pochi dall'inizio. E quindi se siamo al gran completo tra virgolette, possiamo fare un buon campionato. È chiaro che dobbiamo ritrovare un po' di tranquillità, perché ultimamente purtroppo per fatti un pochino anche extracalcistici non l'abbiamo avuta, però io sono fiducioso e questo Borgia sicuramente farà un giorno di ritorno di grande spessore.